un onore essere su un palco con dei musicisti, tutti, che li guardi e gli dici, ne hai? Lui non ti risponde perché c'è scritto negli occhi che ti dice ne ho, e succede questo, grazie. Ma certo! Col prossimo finiamo il primo tempo, è un pezzo che abbiamo preparato nuovo, è facile che magari non lo conoscano, insomma se volete fate quello che volete. A volte i musicisti si emozionano. Thank you.
Ecco, vieni qua. Uso questo? Usa questo che meglio. Carlo Morandi. Come sta andando? Non abbiamo sentito! E non siamo neanche a metà. Li spavento un po', così ci tengono un po' di più. Allora, mentre lasciamo riposare i ragazzi, meritatamente, io volevo salutarvi. Se potete darmi un po' di luce anche, forse, sul teatro. Benvenuti, quindi, come dicevo prima, ho rubato poco tempo. Ho tante cose da dirvi, ma cercherò di essere molto breve. Allora, la prima cosa che volevo dirvi è che questa sera, come avete notato, siamo in televisione. Teleunica ha chiesto di essere presente, sta filmando tutto lo spettacolo e questo spettacolo, adesso lo possiamo dire, verrà trasmesso il 31 dicembre, quindi l'ultimo giorno dell'anno, alle ore 23. Per le persone che non potranno e non vorranno uscire, potranno gustarsi su Teleunica questo spettacolo. E io quindi a questo punto agli spettatori di Teleunica auguro un buon anno da parte di tutti noi. Andiamo in concorrenza, verrà replicato il giorno 1 gennaio a mezzogiorno e quindi andiamo in concorrenza con il concerto di Vienna addirittura, quindi spero che lo share di ascolto sia altissimo, inauguriamo questa cosa. Questi che vedete sono alcuni messaggi che giungono sul nostro sito, sulla nostra pagina di Facebook, e questa è una soddisfazione. Abbiamo 3.500 persone che ci seguono, sempre di più, poi ultimamente nelle ultime settimane sono aumentate tanto, e questi sono alcuni dei messaggi che ci arrivano, e grazie a questi messaggi, come dicevo prima, che la G-Smile vuol dare sempre di più. E quindi vi annuncio già il prossimo evento. Il 27 marzo del 2020 abbiamo Raul Cremona con noi, Silvano il Mago di Milano. E quindi questa è la prima cosa che volevo dirvi. Attenzione, perché il 23 dicembre, quindi lunedì, o domani, no, lunedì, inizieranno ad essere in vendita i biglietti, soliti canali del teatro sociale, quindi Viva Ticket, la Pianola, eccetera, eccetera. Quest'anno, anzi, è la prima volta che ho il piacere e l'onore di fare qualcosa di bello per un'associazione che opera a Sondrio, che si dedica ai bambini che non sono stati tanto fortunati. Ed è per questo che io voglio invitare qui con me questa sera Angelo Sala, presidente di 717 Oltre Onlus. Il tuo sorriso in dono è quello che vogliamo dedicare a questa associazione. Angelo è un amico, è una persona concreta, è una persona che si dedica a questo tema da anni e vorrei che ci salutasse. Prego, Angelo. Ma innanzitutto devo dire che ho scoperto i ragazzi che stasera hanno fatto spettacolo e sono stati magnifici. Non immaginavo fossero così in gamba, veramente molto bello. Poi ringrazio tutti quanti voi, ringrazio G-Smile, ringrazio Antonio. Settimana scorsa mi ha chiamato e mi ha detto guarda, abbiamo deciso di dedicare la serata alla tua associazione, era inaspettato, una sorpresa, bellissimo, e per noi questo è molto importante perché è con l'aiuto di tutti voi presenti, con l'aiuto di chi crede in noi, anche se siamo piccoli, siamo poco conosciuti, però probabilmente nel silenzio lavoriamo abbastanza bene, ecco. E quindi grazie di cuore, assolutamente. Prego Daniele. Farò entrare Daniele Orsini, che è il nostro responsabile eventi. Vorrei che venisse dedicato un applauso, perché se tutto questo viene fatto è grazie a Daniele, che porta con sé simbolicamente questo assegno che io consegno di 5.000 euro a questa associazione da parte della G-Smile, ma da parte di tutti noi che seguiamo G-Smile. Grazie.
Sono belle soddisfazioni, insomma, grazie a voi, perché la cosa ultima che, anzi, volevo ringraziare tante persone, Daniele Orsini, che è il nostro instancabile organizzatore, che io continuo a dire che mi supporta, ma soprattutto mi sopporta, perché io sono veramente antipatico quando dobbiamo organizzare questi eventi. A mia sorella Claudia Grimaldi, devo farlo perché è veramente, è là che... E poi volevo ringraziare il presidente del coro Divertimento Vocale, Luciano Sperani, che almeno si alza in piedi, perché è da tanti anni che segue con passione, ha fatto crescere questo coro che è diventato ormai un coro nazionale e oltre. Dobbiamo fare la corte, perché mi ha detto che per l'anno prossimo dicembre ha già molti impegni, quindi non sa se riesce ad arrivare. Però io gli dico che non parteciperete più a nessun concorso nazionale, perché se non venite qui... Ecco, a gennaio, vabbè. Volevo poi ringraziare voi che ci seguite, che ci appassionate e che ci date la forza di andare avanti, perché senza di voi, senza il vostro sostegno, noi non siamo nulla, e questa è la verità. Io volevo ringraziare anche Jerry Marveggio, scusate, il nostro fotografo, perché è bravissimo, fa delle foto spettacolari, andate a visitare www.gsmile.it, ci sono delle foto bellissime, grazie Jerry, sei bravissimo. E poi il proscenio, poi i nostri tecnici che ci seguono, luci, audio, è veramente incredibile. Teleunica l'ho già ringraziata, non mi resta che in questo momento qua augurarvi un buon Natale. Scusate, posso salutare il nostro sindaco Marco Scaramellini, che è sempre con noi e ci segue, e devo dire che ci è sempre vicino e ci mette a disposizione questo spettacolare teatro. Grazie, grazie sindaco. Abbiamo con noi anche il presidente della Comunità Montana, Tiziano Maffezzini, e altri che non si offenderanno se non citerò. Come non voglio citare, ma che cito sempre, i miei partner, quelli che ci sono sempre vicini, e questa sera ci sono tutti. E grazie veramente di cuore, perché i partner, gli spettatori fanno questi spettacoli. Non mi resta che dirvi buon Natale e buon anno. Grazie.